Hanno dell'incredibile le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Un clamoroso attacco alla Juventus e delle accuse che stanno creando moltissima tensione tra tifosi juventini e partenopei. Guardate tutto il video e capirete quanto siano pericolose certe frasi. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, allenatore della nazionale. De Laurentiis ha parlato della vittoria del campionato scorso, portando una notizia che sicuramente farà felice i tifosi del Napoli, ovvero 4 ore di film, fatto dai migliori, che renderà onore all'impresa compiuta lo scorso anno, con la vittoria dello scudetto. Egli inoltre ha elogiato molto l'ex allenatore del Napoli Spalletti, definendolo un esemplare motivatore ed un grande comunicatore. Fin qui nulla di strano, ma non passano dichiarazioni senza che qualcuno si scagli contro la Juventus. Seppur mai nominata, il riferimento è assai chiaro. Visto che una sola squadra ha ottenuto una lunghissima serie di vittorie, anno dopo anno. Infatti, parlando della straordinaria esperienza della vittoria dello scudetto, De Laurentiis ha inserito una nota di polemica, affermando che non si può, se non con gli imbrogli, vincere ogni anno. Questa dichiarazione sembra essere un chiaro riferimento alla Juventus e alle implicazioni di comportamenti disonesti nel calcio italiano. Dopo i politici, ora tocca anche ai presidenti delle squadre a scagliarsi contro la Juve. E a questo punto ti chiediamo, la Juve fa bene a rimanere zitta? O dovrebbe forse cominciare a far sentire la propria voce? Scrivetelo nei commenti sotto al video. Le parole di De Laurentiis aggiungono ulteriore combustibile alle tensioni già esistenti nel mondo del calcio italiano. L'accusa diretta di imbrogli e la sottolineatura che la vittoria dello scudetto richiede condizioni particolari potrebbero essere interpretate come un attacco diretto alla Juventus. Sicuramente i tifosi della Juve non staranno zitti e buoni, ma faranno sentire il loro disappunto. La sensazione di un complotto, orchestrato contro la vecchia signora, sembra emergere chiaramente dalle dichiarazioni del presidente del Napoli. Resta da vedere come reagiranno i dirigenti della Juventus e se questa accusa influenzerà l'opinione pubblica. La rivalità nel calcio è normale, ma l'accusa di imbrogli è una situazione molto grave e che non dovrebbe passare semplicemente come una normalissima battuta. Il calcio è altro e noi vogliamo che lo spettacolo offerto dai calciatori torni ad essere il fuoco che anima questo sport. Ciao! E alla prossima notizia!